Ciao, in questo video parleremo di unità di misura e delle piccole regole di corretta scrittura. Le unità di misura sono organizzate da un istituto, il NIST, il sito è nist.org, dove vi sono tutte le regole di queste unità di misura. Se vuoi approfondire l'argomento puoi andare appunto sul sito nist.org. Da questo grafico possiamo già vedere le 7 unità di misura principali, noi tratteremo solo quelle elettriche, che sono quelle che a noi servono, e già da qui possiamo vedere dove sono adottate le maiuscole e le minuscole. Ad esempio il simbolo ampere si scrive con la A maiuscola e per esteso si scrive tutto minuscolo, ampere. Poi l'altro che ci interessa è il simbolo della tensione, che è V maiuscolo, si scrive volt minuscolo, watt e ampere maiuscoli. Qui c'è la regola che il nome del fisico fa diventare la lettera maiuscola, quindi se c'è un fisico che ha, diciamo, scoperto o che è dedicato al suo nome l'unità di misura, ha la lettera maiuscola. A è il fisico che si chiama ampere, V è volta, il nostro Alessandro Volta, V doppia è watt, ohm è un fisico che si chiamava appunto ohm, H è un fisico che si chiamava Henry, F è un fisico che si chiamava Faraday. E qui vediamo che F maiuscola, H maiuscola, ohm deriva comunque dalla lettera greca omega, si fa maiuscola perché la persona si chiamava ohm. Ho deciso appunto di fare questo video perché spesso su internet si vedono errori molto grossolani, addirittura si trovano errori su testi. Gli errori principali che si trovano sono sul chilo, il chilo che non è il Kelvin, si fa maiuscolo, lo vediamo anche qui, chilo, grammo, il chilo che sembra minuscolo, quindi se dobbiamo scrivere kilowatt va scritto K minuscolo e la V doppia maiuscolo, kilo ampere idem. Invece si trovano dei grossi errori tipo KV, K a kiloampere, e questi sono tutti errori. Ma esistono errori anche sulla F, sullo Hertz. Hertz si scrive con la H maiuscola e Z minuscola e spesso si trova scritto Hertz così. Andiamole a vedere per bene. Prima guardiamo i multipli e sottomultipli dell'unità di misura. Ci sarà l'unità di misura, come esempio qui ho preso il byte e il farad, e i suoi multipli. Ad esempio il multiplo del byte è il kilobyte, che è 10 alla terza, che vuol dire che devo moltiplicarlo per 1000. 10 alla sesta è il mega, quindi per un milione, sono 6 zeri. Il giga, il tera, il penta e l'exa. Ho preso il byte perché il byte arriva fino all'exabyte, invece alcune unità di misura non si usano così grande. Per esempio l'hertz si usa il kilohertz, il megahertz, il gigahertz e già il terahertz si usa pochissimo. I sottomultipli, quindi andando sotto, nei condensatori si usa moltissimo perché l'unità di misura principale è il farad, e dopo ci sono i suoi multipli che dividono per 1000, per un milione, per un miliardo e così via. 10 alla terza, sesta, nona, dodicesima, quindicesima, diciottesima. Nel caso dei condensatori si arriva ai pico, meno di solito non si usa. Quindi millifarad, microfarad, nanofarad, picofarad. E qui vale la regola che i sottomultipli sono tutti minuscoli e i multipli sono tutti maiuscoli ad eccezione del K, per non fare confusione con il Kelvin che è scritto maiuscolo. Questa è una regola da tenere in considerazione. Le due regole principali sono quelle dei nomi di persona, che avranno la lettera maiuscola, e multipli maiuscolo e sottomultipli minuscolo. Infatti qui l'ho riportato, quello che abbiamo detto. Vediamo degli esempi. 230 volt, V maiuscola, 50 hertz, H maiuscola e Z minuscola. Volt, volta, hertz, hertz. 10 ampere, A maiuscola, fisico ampere, kilo watt, kilo volt ampere e kilo var. La K è sempre minuscola, watt, fisico watt, volt, volta e ampere, volta ampere. La R qui sta per reattivi in questo caso, kilo ampere, stessa regola, kilo ohm, K minuscola, mega, mega maiuscolo perché abbiamo visto che i multipli sono maiuscoli e i sottomultipli micro, millimicro, nanopico, micro e minuscolo e milli e minuscolo. Il chilo è un multiplo ma vale l'eccezione. Watt, il fisico watt, ora, ora, minuti e secondi sono in minuscolo. Min, l'abbreviazione di minuti è min per esteso. L'abbreviazione di ora è H, l'abbreviazione di secondi è S. 3 milli R,
attenzione, non fare confusione con Henry Hertz, Henry e H, Hertz e HZ. Qui rivediamole: H vuol dire Henry, che è l'unità di misura dell'induttanza, Hertz frequenza, V volte, volta che è il fisico, tensione, ampere, corrente, watt, potenza, farad, faraday è il fisico, capacità, ohm, unità di misura della resistenza, dell'impedenza e della reattanza sono gli ohm. Con questo breve video spero ti sia stato utile. Ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!